Agguato a Ponticelli, ucciso come un boss, omicidio di camorra nella notte, la vittima è Gennaro Matteo, 35 anni, killer lo hanno massacrato con almeno 10 colpi di arma da fuoco, l'uomo era in auto quando è stato colpito, i carabinieri seguono la pista della faida tra clan, il presidente Fico a Pagani, Napoli emergenza nazionale. Allerta meteo in Campania, tra frani e allagamenti, nuova proroga dell'emergenza previste, nevicate a bassa quota, smottamenti ad Ischia e sulla Amalfitana, allagamenti nell'Avellinese e nell'Agro Nocerino. Il geologo Dorsi accusa, paghiamo interventi scellerati tra gli anni 70 e 80. Covid in 7 giorni, 3.000 bambini contagiati, dato preoccupante in Campania per la diffusione del virus nella fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni. Anche il governatore segnala situazioni gravi e invita i genitori a far vaccinare i figli. E per il Green Pass, raffica di multe su bus a Napoli. Movida violenta a Salerno, arrestato un minorenne, il 17enne, aveva spaccato il naso ad un coetaneo durante una lite. Allarme per la violenza giovanile in città, il procuratore dei minori denuncia. Le aggressioni ormai sono diventate una moda, ma per la psicologa anche la pandemia ha avuto il suo peso. Benevento, sviluppi sui politici indagati, appalti truccati alla Rocca dei Rettori, è tornato in libertà Di Maria, ma resta sospeso dalla carica di presidente della provincia. Per l'altra indagine sugli appalti di autostrade, avviso per favoreggiamento al deputato PD del Basso De Caro. Avellino, luci in ritardo, commercianti delusi nel capoluogo irpino, stenta a sentirsi l'aria del Natale. Solo stamattina è iniziato il montaggio del grande albero in piazza Libertà. Nostro sondaggio tra i commercianti che dicono, dopo la crisi per il Covid, un altro Natale amaro. Buon pomeriggio e questi erano i nostri titoli, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 8 Channel TV. Apriamo subito con la cronaca, con Napoli che ripiomba nell'incubo degli agguati mortali. Omicidio in via Paciolla, succede a Ponticelli, è stato ucciso a colpi di pistola Gennaro Matteo, 35enne, pregiudicato, l'agguato intorno alle 22, il giovane non era legato a nessun clan. Vediamo. Ritorna l'incubo della faida di camorra a Ponticelli. Nella notte, a pochi minuti dal Covid Center, ubicato nella zona orientale della città, è stato ucciso Gennaro Matteo, 35 anni, originario di Cercola e residente a Portici, e pregiudicato per vari reati. L'agguato è scattato intorno alle 22 in via Paciolla, a breve distanza dal rione L'80 e dall'ospedale del mare. Gennaro Matteo, colpito da due proiettili al torace e alla spalla, è stato accompagnato in auto da alcuni conoscenti ed è arrivato in condizioni disperate. Infatti, poco dopo il ricovero, è morto nonostante tutti i tentativi dei medici di turno. Probabilmente era solo e a piedi nel momento in cui i killer sono entrati in azione, circostanza anche questa ancora al vaglio degli investigatori e non data per certa. Secondo vaghe testimonianze, sembrerebbe che gli assassini fossero in macchina. In zona ci sono alcune telecamere e gli inquirenti, l'inchiesta è coordinata dalla DDA, contano di ricavarne qualche elemento utile. A Ponticelli è in corso una faida di camorra da 14 mesi tra i De Luca Bossa Minichini e i De Micco De Martino, che ha raggiunto nei mesi scorsi livelli di allarme da record tra omicidi, ferimenti, stese, sparatorie e persino bombe, come quella piazzata nel cortile del palazzo in cui abita il RAS Marco De Micco. Gennaro Matteo non risultava legato a nessun clan, ma in queste ore i carabinieri e la polizia stanno scavando nella vita e nelle amicizie del 36enne alla ricerca di indizi utili per risalire a mandanti ed esecutori del delitto. Intanto su quella che è una vera e propria emergenza, camorra, violenza e criminalità a Napoli, parla il presidente della Camera, Roberto Fico, oggi a Pagani, che dice Napoli non deve rassegnarsi. Non ribellarsi alla camorra, le istituzioni devono stare al fianco delle comunità e fare rete per affermare i valori della legalità. Questo è uno dei messaggi del Presidente della Camera Roberto Fico, che ha fatto tappa a Pagani in occasione delle celebrazioni per ricordare il sindaco Marcello Torre ucciso dalla camorra. La camorra non deve mai essere normalizzata, noi dobbiamo riuscire non solo a contenere un fenomeno terribile, ma cercare di eliminarlo definitivamente. Il nostro obiettivo è l'eliminazione totale.
si fa tramite la repressione e si fa tramite lo sviluppo dei territori dal punto di vista lavorativo, culturale, sociale, economico, ed è perciò che l'investimento sui comuni e nei territori, soprattutto nel sud, sono fondamentali. Non bisogna voltarsi dall'altra parte, bisogna essere a fianco dello Stato e lottare fino a quando non sparirà il concetto di mafie sui nostri territori, non c'è ombra di dubbio su questo. Presidente, a Napoli proprio in queste ore si è tornato a sparare, è un'emergenza anche la città, la questione di sicurezza in città? Io dico che noi dobbiamo affrontare in modo forte tutte le emergenze della città, tutte le illegalità, ed è importante farlo con una filiera istituzionale come oggi c'è, dal comune alla regione al governo. È assolutamente fondamentale questo, fare sinergie e lavorare tutti insieme. Adesso parliamo della campagna nella morsa del maltempo tra frane e allagamenti e l'annuncio della Protezione Civile che parla di neve fino a quote basse nelle prossime ore. Non si arresta l'ondata di maltempo in Campania. L'allerta meteo di livello giallo, che scadeva alle 16 di oggi pomeriggio, è stata prorogata fino alle 10 di domani mattina. Si abbassano ancora le temperature e si prevedono precipitazioni nevose, soprattutto nelle zone interne, già ai 600 metri. Le piogge torrenziali hanno provocato stanotte una frana a Barano d'Ischia. Terreno e rocce si sono staccati senza provocare fortunatamente danni a persone. A pianura un fulmine è caduto in un terreno attraversando completamente un albero e provocando un piccolo incendio e un fortissimo boato. Smottamenti anche sulla Amalfitana, massi sulla carreggiata Erchi e chiusa la statale 163. A Conca dei Marini un grosso masso si è staccato precipitando sull'asfalto. Fortunatamente in quel momento non sopraggiungevano veicoli. Allagamenti nell'Agro Nocerino. A Scafati lo scorso 29 novembre una 88enne è morta in casa e i familiari denunciano le difficoltà per l'arrivo delle ambulanze. Condizioni analoghe vivono a Celsi di Forino e Irpinia, con i residenti di via San Nicola prigionieri nelle loro case e il livello dell'acqua che continua a salire. La pioggia non risparmia neanche l'ospedale Moscati. Queste sono infiltrazioni documentate in mattinata. E di dissesto idrogeologico e degli strumenti di conoscenza necessari per la prevenzione ne ha parlato agli studenti dell'Istituto Amabile di Avellino il geologo Roberto Dorsi. Le politiche degli anni 60, 70 e 80 hanno prodotto un utilizzo del territorio non rispettoso di quello che è l'ambiente naturale, e chiaramente oggi ci ritroviamo con un problema grosso, cioè di investire grosse cifre che non abbiamo, tra le altre cose, per cercare di mettere in sicurezza il territorio. Diciamo che noi dall'altra parte dobbiamo far sì che le persone siano consapevoli del fatto che devono convivere con determinati tipi di rischi. Adesso facciamo il punto sull'emergenza coronavirus. 3.000 i bambini contagiati tra i 5 e gli 11 anni e il governatore De Luca invita i genitori ad iscrivere i più piccini sulla piattaforma per la campagna vaccinale. Sono 1.665 i nuovi contagi da coronavirus in Campania, 11 morti, 36.340 i tamponi processati. Il virus avanza soprattutto tra i bambini. Abbiamo registrato nelle ultime due settimane, e questo è un dato abbastanza preoccupante, un numero di 3.042 contagi per bambini della fascia di età da 5 a 11 anni. Un'ulteriore conferma della necessità di procedere con la campagna vaccinale. Dal 16 dunque cominciamo questa campagna di vaccinazione. Abbiamo un dato molto positivo. Ad oggi si sono registrati per la vaccinazione già 2.000 bambini di questa fascia di età. E tra i ricoveri in terapia intensiva c'è anche un bimbo di 9 anni. Abbiamo due ricoveri gravi in terapia intensiva, uno di 9 anni, uno di 26 anni, entrambi non vaccinati. Intanto controlli a tappeto su Green Pass e mascherine a Napoli, 32 le multe elevate per pendolari trovati senza passaporto vaccinale a bordo dei mezzi pubblici, 20 le multe elevate tra bar e pizzerie.
La Procura della Repubblica di Napoli ha dissequestrato la Galleria Vittoria dopo 15 mesi, ritenendo eliminati tutti i pericoli. Presto sarà riaperta alle auto. Il Comune non esclude la possibilità che il tunnel possa tornare percorribile entro il 19 dicembre. L'assessore Cosenza ha confermato che nuovi cavi di rame per i condotti di aerazione, dopo quelli rubati negli scorsi mesi, sono arrivati. Al termine dei lavori, spiega il Comune, si procederà al collaudo dell'impianto di aerazione da parte dei soggetti preposti e la galleria potrà essere riaperta. E adesso parliamo della violenza che ormai contraddistingue la movida di Salerno. Sono diventate ormai una moda le aggressioni e i problemi. La denuncia arriva dalla procura dei minorenni. Sentiamo. La procura dei minorenni di Salerno lancia l'allarme dopo l'arresto di un 17enne che il 31 ottobre scorso ha colpito più volte con un tirapugni un suo coetaneo intervenuto per sedare una rissa in centro nel cuore della movida. La vittima ha riportato lesioni gravi al naso e difficoltà respiratorie. Il ragazzo che ha sferrato i colpi è stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare. Per il procuratore Patrizia Imperato l'ennesimo episodio di violenza gratuita giovanile, aggressioni che sono diventate ormai una moda. La pandemia ha avuto un suo peso importante, spiega 8enne l'Antonietta Grandinetti, coordinatrice della Commissione Sanità dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania. Il ritiro che i giovani hanno vissuto in questi due anni, questa mancanza di confronto con quelle che sono le istituzioni, l'autorità, ha ridotto delle competenze relazionali, delle capacità di mediazione. La Regione ha messo in campo diversi progetti. Insieme all'Ordine degli Psicologi sicuramente parliamo di l'accordo integrativo e il protocollo d'intesa per la psicologia scolastica. 699 istituti in Regione Campania hanno aderito. Tra l'altro la Regione Campania e l'Ordine degli Psicologi hanno firmato un protocollo d'intesa il cui intento è quello di schierarsi a fianco delle famiglie economicamente svantaggiate. La cronaca: rapina a mano armata in una farmacia di Lioni è successo ieri sera. Secondo una prima ricostruzione, il bandito armato di pistola ha minacciato la titolare della farmacia in località Cerrete e si è fatto consegnare tutto l'incasso della giornata. Poi è fuggito, ma con ogni probabilità poco lontano c'era un complice ad aspettarlo a bordo di un'auto. Inutili finora le ricerche delle forze dell'ordine, dei banditi nessuna traccia. Ancora cronaca, ci spostiamo nel Sannio. Tornato in libertà il presidente della provincia, finito ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sugli appalti dell'ente. Per l'altra indagine che ha toccato il Sannio per gli appalti di autostrade, indagato anche il deputato Umberto Del Basso De Caro. Sentiamo. Due le inchieste deflagrate nel Sannio nelle ultime settimane che hanno scosso l'opinione pubblica e toccato politici e imprenditori. La prima indagine è quella che ha coinvolto il presidente della provincia, finito ai domiciliari per un'inchiesta dei carabinieri sugli appalti dell'ente. Ieri la decisione del Tribunale del Riesame che ha rimesso in libertà Antonio Di Maria. I giudici hanno annullato il capo di imputazione relativa ad una turbativa della selezione per un dirigente ed hanno però disposto per lui la sospensione per 10 mesi dall'esercizio della funzione di presidente della Rocca. Ordinanza annullata invece per Angelo Carmine Giordano, 61 anni, di Solopacca. L'altra inchiesta, stavolta della Guardia di Finanza, che ha fatto registrare sviluppi nelle ultime ore, quella sulle presunte tangenti per una gara di appalto bandita da Autostrade per l'Italia, che ha portato ai domiciliari 4 persone, che vede indagato ora anche il parlamentare sannite ed esponente del PD Umberto Del Basso De Caro. Per l'avvocato ed ex sottosegretario un'ipotesi di favoreggiamento. Giovedì, accompagnato dall'avvocato Marcello D'Auria, Del Basso De Caro sarà ascoltato dagli inquirenti. Attenzione rivolta su una frase che sarebbe stata pronunciata in una conversazione ad uno degli indagati sottoposti a misura. Parole nelle quali sarebbe stata ravvisata la presunta intenzione di avvertire l'interessato rispetto all'esistenza di un'indagine.
Non si ferma l'inchiesta che vede nel mirino il comune di Salerno. In queste ore gli uomini della mobile agli ordini del dirigente Marcello Castello sono tornati a Palazzo di Città per acquisire documenti importanti. Si sono recati nell'ufficio del direttore generale per ritirare delibere, ordinanze e convenzioni. Gare truccate, scambi di voti, il focus delle indagini della Procura, secondo indiscrezioni, i filoni sarebbero più di uno. Quello relativo alle cooperative, quello nato dalle dichiarazioni dell'imprenditore Vittorio Zoccola, quello sull'assegnazione del bando per la gestione dei locali di Piazza della Libertà. Altre indagini riservate coinvolgerebbero protagonisti importanti della politica salernitana, tra i quali un altro consigliere regionale. E adesso cambiamo argomento, parliamo di lotta al coronavirus e sempre caccia alle terze dosi in provincia di Avellino, mentre al Moscati si sono accesi gli alberi della solidarietà per la lotta al cancro. Il senologo Carlo Iannace dice: non si muore solo di coronavirus, la prevenzione resta necessaria. Lotta al Covid cala il tasso di positività che dal 10,73% di ieri scende al 4,57%, con 38 nuovi casi su 833 tamponi processati. Ed è caccia alla terza dose. Ieri il Click Day ha registrato un vero e proprio assalto alla piattaforma. In tema di Covid intanto il senologo del Moscati, Carlo Iannace, avverte: non si muore solo di coronavirus. Abbiamo avuto tutti i tumori molto avanzati, giovani che non si sono controllati, con tumori avanzati, anziane che comunque non hanno affrontato più percorsi di prevenzione. Andate con veramente con tranquillità. I percorsi oramai in ospedale ci sono le ASL, le ASL sta riprendendo a fare gli screening. Partecipate veramente tanti, perché comunque solamente in questo modo possiamo veramente salvarvi la vita. E oggi al Moscati la nuova edizione di 7 passi per un sorriso, con l'allestimento di 5 alberi di diverso colore per dire no al cancro al seno. In campo anche una delegazione della Curva Sud con un albero speciale ed una delegazione dell'US Avellino. Comunque grazie sempre a voi e faremo qualche iniziativa sicuramente, magari questa curva verde si tingerà un po' di rosa stavolta. Siate sempre molto coraggiosi di tutto, non mollate mai, ce la potete fare sempre. Per le persone che ci hanno lasciato, sono sempre nel nostro cuore. Loredana rimane sempre nei nostri cuori perché è stata, io l'ho sempre definita e chiamata la mia camminata rosa, e questo spiega tutto. Perché per fare la camminata non c'è bisogno di vincere, è meglio avere solo il coraggio di combattere. Adesso parliamo dei vaccini ai bambini. Si parte il 16 dicembre, l'appello del sindaco di Benevento ad iscrivere i più piccoli. Preoccupa nel Sannio l'aumento dei contagi da Covid-19, 66 casi emersi ieri in una giornata segnata dalla morte di un uomo di soli 45 anni nei reparti dedicati alla cura del coronavirus all'ospedale San Pio di Benevento. E l'attenzione è tutta per i più piccoli. Sono numerosi infatti i casi emersi tra i bambini che frequentano le scuole, di conseguenza altrettanto numerose le classi per le quali è stato necessario attivare la didattica a distanza. Ma purtroppo le prenotazioni per i vaccini sono ancora poche. Da qui l'appello del sindaco Clemente Mastella. Oggi il problema che abbiamo è quello del vaccino ai bambini, perché vedo in giro tanta preoccupazione e tanta paura delle famiglie, però la comunità scientifica ritiene che a questo punto di vista non ci siano problemi, anzi è opportuno fare il vaccino per i bambini, perché questo elimina anche il contagio che abbiamo noi anziani rispetto a loro. Ho visto anche la città di Benevento in particolare, ma anche altrove, che il dato della dilatazione del virus arriva attraverso i bambini, tanto vero chiudono scuole e insomma c'è difficoltà. E il primo cittadino in calza: non possiamo abbassare la guardia adesso. Io spero che insomma nessuno allenti la presa e, come dire, la situazione diventa complicata. La Germania, ho visto, ha fatto 100.000 contagiati oggi e 2.000 morti, quindi insomma ritorna la paura, la preoccupazione che dobbiamo eliminare per quanto ci riguarda, però insomma dobbiamo tutti lavorare. E devo dire la cosa che mi fa molto piacere, mi ha fatto piacere in questi 2 anni, di aver lavorato in combinazione, in sintonia con l'ospedale, con l'ASL, con la comunità dei medici. Intanto è allerta negli ospedali salernitani: 8 casi al Ruggi, 6 quelli emersi nell'ospedale di Eboli. Vediamo.
Nuovi contagi nell'ospedale di Salerno dopo le preoccupazioni generate dal caso emerso all'interno della torre cardiologica. A Ruggi sono state riscontrate altre 8 positività nel reparto di medicina d'urgenza. Si tratta di 6 pazienti e di 2 operatori sociosanitari che sono risultati positivi al Covid. L'azienda ha disposto subito la sanificazione degli ambienti e la ricostruzione della catena epidemiologica per capire se il virus abbia infettato altre persone. Ma il Covid non è penetrato soltanto all'interno del Ruggi. Anche nell'ospedale di Eboli sono stati riscontrati 6 casi positivi tra operatori e pazienti. Una situazione che è finita sotto la lente d'ingrandimento dei sindacati. Abbiamo sempre detto che in questa epidemia bisogna avere sempre un'attenzione particolare ai percorsi. E invece pare che purtroppo la sensazione sia di un abbassamento dei livelli di rischio, contestualmente vi è un abbassamento dei livelli di guardia. Fortunatamente, nonostante l'aumento dei contagi, la situazione epidemiologica nel Salernitano resta stabile anche all'interno degli ospedali. Di pari passo proseguono i controlli. I carabinieri hanno verificato numerosi esercizi pubblici, elevando multe per un totale di 4.000 euro e sospendendo l'attività per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Adesso parliamo del Natale che stenta a partire ad Avellino. I commercianti sono delusi. Vediamo. Operai al lavoro questa mattina in Piazza Libertà ad Avellino per montare il grande albero di Natale e le luminarie lungo il corso. Ma nonostante manchino appena 2 settimane al 25 dicembre, nel capoluogo irpino stenta ancora a respirarsi l'aria di festa. Complice anche il maltempo, ma soprattutto i ritardi dell'amministrazione comunale, i commercianti del centro sono estremamente delusi. Non mi soddisfa il clima natalizio perché non lo sento ancora. Diciamo molto molto in ritardo e speriamo nell'illuminaria, speriamo che si accenderà presto, si possa accendere presto tutto il corso, come pure altre strade secondarie. Avremmo voluto che per l'8 dicembre già ci fosse stato un po' di luce per il corso, per attirare un pochino più di gente, visto che comunque neanche il tempo ci sta aiutando più di tanto. Credo sia veramente vergognosa come cosa e come situazione, anche perché diciamo che il corso dovrebbe essere la strada principale di Avellino, la strada del commercio, la strada del passeggio, ma senza luminarie e il blocco delle auto non invoglia soprattutto le persone ad uscire. Poi mettici anche le condizioni climatiche. Il periodo già è buio e buia anche la città, quindi siamo in netto ritardo su tutto, ci trasciniamo questo periodo negativo, il secondo anno che finirà comunque male. E c'è poco da dire, molto poco. C'è pochissima atmosfera natalizia, sicuramente il maltempo ha penalizzato. Le illuminarie sono bruttissime, veramente bruttissime. Si poteva ricorrere a qualcosa di meglio. Adesso parliamo di donne e di toponomastica. La campagna è maglia nera per le intitolazioni, ma una svolta arriva dalle aree interne. Vediamo perché. Finalmente ad Ariano avremo via Matilde Serao, via Maria Teresa di Lascia e madre e sorella Angela Negri a Nordi. Ridare al ruolo della donna la giusta considerazione anche attraverso l'intitolazione di strade e piazze. La sfida parte dalle aree interne grazie ad un progetto lungimirante. Il concorso scolastico sulle vie della parità ha visto come protagonisti gli studenti e la commissione toponomastica del comune di Ariano Irpino. L'amministrazione comunale ha aderito alla campagna promossa dall'Associazione Toponomastica Femminile Tre Donne, Tre Strade. La cultura deve andare sulle aree interne e non le persone devono andare sulle aree centrali. Cioè, penso che sia molto importante portare tutti questi segnali dentro il paese, perché è fondamentale, perché questa è la democrazia. Un grande segnale che la seconda città più importante della provincia di Avellino sta lanciando. Il progetto sulla toponomastica femminile è un progetto fondamentale per dare concretezza alla parità di genere. Si parla tanto di parità di genere, questi progetti la attuano. Soltanto in questo modo noi riusciremo finalmente ad assicurare alle nuove generazioni lo sgombero di quegli stereotipi di genere che purtroppo in questo momento ci fanno dire che la parità di genere è ancora qualcosa da dover conquistare. Grazie ad Orlando Matarazzo in regia, io mi fermo qui, buon proseguimento su 8 Channel TV.